La nostra valutazione è fortemente critica. Parliamo di un bilancio che abbiamo definito un bilancio di tagli alla romana, non solo perché il Presidente è di Roma, ma soprattutto perché la logica di questo bilancio, quella dei tagli lineari, ha colpito tutti i principali settori di questa regione. Un po' come la romana, quando si esce e ognuno paga la sua quota, qui ogni settore purtroppo ha pagato la sua quota di taglio. E a rimetterci è ovviamente il cittadino abruzzese. Tagli enormi al sociale, falcidiata insieme all'istruzione, tagli ai trasporti, persino per i contratti del TPL già in essere, tagli alle famiglie e alle imprese. Il settore del sociale è stato devastato. Parliamo di tagli per quanto riguarda i trasferimenti per i ticket sociosanitari, di tagli per quanto riguarda il trasporto dei diversamente abili. E come si arriva a sommare questi enormi tagli che ammontano a 50 milioni di euro? Con una doppia modalità. L'8% rispetto allo stanziamento del 2020 e un altro 10% che è la somma dei tagli che avviene perché si legano a entrate incerte spese obbligatorie come quelle del sociale o dell'istruzione. Qui interverremo. Intanto con un'opposizione dura per il ripristino di questo taglio del 10% così lineare e che darà ovviamente la possibilità di recuperare milioni di euro per il trasporto, per le imprese, per il sociale e per il diritto allo studio. E ovviamente facendo battaglia anche su altri temi, ma intanto abrogando questo articolo recupereremo il 10% del taglio così lineare che è stato apportato a questo bilancio.